Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Si cerca ovunque per trovare Mia Cataleya Chiclo Alvarez, la bambina di origine peruviana scomparsa a Firenze. Fino a poco fa non c'era alcuna pista concreta. Ora spunta una telefonata in cui un uomo sostiene di averla con sé. Ma vediamo i dettagli di questa registrazione che attualmente è al vaglio dei carabinieri di Firenze. La piccola di 5 anni, chiamata Cata dalla famiglia, è scomparsa ieri pomeriggio dall'ex hotel Astor, in via Maragliano, nel quartiere fiorentino di Novoli. Stava giocando nel cortile dell'ex hotel dove vive con la famiglia e dove abitano altre decine di persone, di varie nazionalità, che nel settembre scorso hanno occupato l'edificio. Non è ancora chiara la dinamica. La piccola Cata, affidata allo zio, era a giocare in cortile. L'unica cosa certa è che la bambina, verso le 15 del pomeriggio di ieri, è letteralmente svanita nel nulla. In questo contesto gli inquirenti non escludono nessuna pista, neanche quella del rapimento. E numerose sono le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine e ai familiari della bambina. Tutte non hanno portato a risultati. L'ultima, ancora oggetto di verifiche da parte degli investigatori, è quella di cui dà contro la trasmissione Chi l'ha visto, condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Un uomo, afferma l'inviata a Firenze del programma in un video rilanciato su Twitter, ha telefonato alla migliore amica della madre della piccola, affermando: «La bambina è con me». La telefonata è al vaglio dei carabinieri. Secondo quanto si apprende, la voce sarebbe caratterizzata da un accento latino. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.